Due stipendi entro mercoledì prossimo, ancora un rinvio di pagamento per i dipendenti della Ecologica Falzarano che gestisce il servizio di igiene ambientale e raccolta rifiuti per il comune di Scalea. Questo l'accordo raggiunto dopo il lungo incontro di questa mattina tra il sindacato, il commissario prefettizio Massimo Mariani, i rappresentanti dei lavoratori e i responsabili della ditta che è giunta al termine del suo mandato. Proprio questa mattina infatti si è proceduto all'apertura dell'unica busta con l'offerta della ditta che ha partecipato al nuovo bando di gara per l'affidamento del servizio. Si tratta dell'azienda Vita Ambiente SRL di Ercolano, che è comunque riconducibile al gruppo Falzarano. Prima dell'aggiudicazione definitiva dovranno essere controllati i requisiti tecnici previsti dal bando, in teoria una pura formalità. Per i 39 lavoratori di Scalea si apre dunque un percorso già conosciuto. Saranno licenziati dalla Ecologica Falzarano, che garantirà il pagamento delle spettanze arretrate e del trattamento di fine rapporto, e saranno poi assunti dalla nuova azienda. Resta il nodo del debito del comune nei confronti della ditta uscente, che ammonta ad 1.200.000 euro. L'accordo tra il comune e la Falzarano prevede entro fine settimana il versamento da parte del comune di 120.000 euro, che serviranno alla ditta per pagare la quattordicesima e lo stipendio di agosto 2013. Di questa somma l'ente ha già provveduto ad effettuare un mandato di pagamento di 100.000 euro e conta di chiudere questa transazione entro l'inizio della prossima settimana con il versamento dei restanti 20.000 euro. Soluzione che non soddisfa pienamente i lavoratori ancora alle prese con ritardi e cambi di gestione, nonostante l'impegno dei sindacati. Complessivamente diamo un giudizio positivo, anche se, come dire, i lavoratori aspettavano ancora di più a fronte di tre mensilità, ne sta maturando la terza, oggi ne abbiamo 14, domani 15, matura anche ottobre. Per quanto riguarda il prosieguo, siamo rimasti d'intesa con il Comune che loro hanno mandato in discussione i ruoli della TARSU. Tutti gli incassi che ci saranno relativamente alla TARSU saranno destinati per il pagamento a Falzarano e Falzarano liciterà per intero ai lavoratori. Quindi diciamo che per i dipendenti a fronte di un'altra azienda che verrà, anche se la Falzarano non ha partecipato, chi c'è una postilla contrattuale, l'articolo 6 del contratto recita testualmente che i lavoratori hanno diritto al passaggio diretto e immediato con l'azienda che risulterà vincitrice della gara. Quindi,